Tex Willer. Dal personaggio di Gianluigi Bonelli, di Armando Traverso. Terrore sulla savana. La luna piena e alta nel cielo. Questo è il momento. Loa. Sì, padre mio. Sei pronta a ricevere gli spiriti della notte? Sì, Otami. Sono pronta. Iniziamo. Vengano gli spiriti. Vengano i padroni della morte. Vengano. Vengano ad abbeverarsi con il sangue fresco della giovane vita. Venite! Signori e padroni della morte, venite! Ascoltate la voce del vostro fedele e umile servitore. Otami, padre... Oh! Oh no! Aita! Uzzai! Ecco! Benvenuti! Benvenuti, signori della morte! Benvenuti tra noi! Allora, tenente Moore, sembra che nessuno possa farvi cambiare idea. Sì, capitano. Nulla in contrario se porto con me il sergente Stade e il caporale Tim. Beh, la licenza è vostra. Fatene quello che volete. Ma io non avrei scommesso mezzo dollaro sulle parole del sergente Ryan. E non credo che troverete niente. Forse avete ragione voi, capitano Flaherty, ma il mio istinto mi dice che c'è qualcosa di vero. Davvero? Pensate sul serio che ci sia un castello nella savana? Non lo so. Ma credo che sia più divertente andare a cercarlo che passare i miei giorni di riposo in un chiassoso salon tra ubriaconi e sigari puzzolenti. Come volete voi, tenente. Bene, caporale, aprite il portone. Buona fortuna, tenente Moore. Grazie, capitano. Pattuglia in marcia! Tenente, voi credete davvero alla storia del sergente Ryan? Voglio dire, al castello in mezzo alla foresta, alla musica, a quei segni che dice di aver visto. Può darsi che abbia aggiunto qualcosa. Ryan è uno che beve spesso e volentieri. Ma non può aver inventato tutto. In ogni caso, in 3 giorni di marcia raggiungeremo il posto e scopriremo se quello che ha detto corrisponde a verità o se sono le fandonie di un vecchio beone. E adesso forza! Al galoppo! Ci siamo, Tex. Il caffè è quasi pronto. Caffè, Carson. E tu osi chiamare caffè quella brodaglia nerastra? Per 1000 tamburi. Dovresti essere grato a questo povero vecchio che ti... Alt! Non una parola di più, vecchio cammello. Per fortuna fra non molto saremo a Fort Myers, dove oltre a un vero caffè troveremo anche un letto decente sul quale le tue stanche e malandate ossa potranno riposare. Sante parole! Proprio quello che mi ci vuole. Piuttosto, che cosa sarà successo? Il messaggio che abbiamo ricevuto puzza di guai lontano 1 miglio. Sempre il solito inguaribile ottimista, eh? L'ultima cosa che voglio avere a che fare con quei matti esaltati del voodoo. È probabile che stiano organizzando qualcosa di grosso. Altrimenti Moore non ci avrebbe mai chiamato. Staremo a vedere. E adesso passami la ciofeca. Ecco. È peggio del solito. Gran Matusalemme, che ingrato. Ecco, questo è il fiume di cui parlava Ryan. È qui che dovrebbe esserci il primo segno. Tenete voi! Guardate, là sulla riva, di fronte a noi. Per tutti i fulmini, ci siamo! Quello è uno degli strani totem di cui parlava il sergente Ryan. Siamo sulla strada giusta. Forza, guardiamo il fiume. Badate ai cavalli di scorta. Attenzione, sulla destra c'è qualcosa. Dannazione! Alligatoni! Sparate! Via, maledizione! Via! Tirate via i cavalli da lì! Uscite dal fiume! Presto, presto, leviamoci di qui! Maledizione! Ti danno attacco! Dannazione, sparate! Via, Dio! Ci attaccano! Attento, Tim, attento! Arriva! Arriva, presto! Presto, sbrigatevi! Basta! Basta! È inutile sparare ancora! Che il diavolo se li porti, quei maledetti lucertoloni! Ci hanno giocato un brutto tiro! E adesso siamo senza viveri! Gran brutto guaio. Torniamo indietro.
nemmeno per sogno. Abbiamo ancora i nostri cavalli e munizioni in abbondanza, e da queste parti non manca certo la selvaggina. Andiamo avanti. Teniamo gli occhi aperti sulla pista. Se siamo sulla strada giusta, dovremmo trovare altri segni. Esatto. Il sergente Ryan ha riferito di aver visto parecchi idoli prima di arrivare al castello. E noi? Tenente, ascoltate. Tamburi. Già. Difficile capire da quale direzione provengano. Va bene, accampiamoci qui. Felice di sentirvelo dire, tenente. Il buio sta calando. E i cavalli rischierebbero di azzopparsi. Questa radura sembra fatta apposta per noi. Coraggio, accendiamo un bel fuoco. Non è pericoloso. Tenente, il fuoco segnalerà la nostra posizione. Cosa credi che significhi il tantam che stiamo sentendo? Sanno dove siamo e probabilmente ci stanno tenendo d'occhio. Ascoltate. Una campana che suona a morto. Guardate, guardate là, su quel tronco, quel simbolo. È il Gobi, il serpente sacro dei riti voodoo. Questo conferma che il racconto del sergente Ryan non era affatto una fantasia. Ho sentito dire cose terribili sul voodoo. Praticano riti sanguinari e dicono che risveglino i morti, gli zombie. Sciocchezze, sergente. E in ogni caso non ho mai visto niente che possa resistere a una buona dose di piombo caldo. E se tornassimo indietro? Adesso sappiamo che il sergente Ryan ha detto la verità. Coraggio, caporale. Troviamo il castello e poi si torna al forte. Questa faccenda merita una spedizione in piena regola. Tenente, ascoltate. Un organo. Ci siamo. Il castello deve essere qui vicino. Il suono viene da quella parte, al di là della boscaglia. Andiamo a dare un'occhiata. Eccolo. Santo cielo. Ma è impossibile. Un castello medievale. È di là che viene la musica. Questo posto mi fa venire i brividi. D'accordo, d'accordo, caporale. Abbiamo visto abbastanza. Possiamo tornare al forte. Gettate le armi, cani bianchi. Siamo circondati. Che diavolo siete, faccia di carbone? I guerrieri del barone Samdi, il grande padrone del regno dei morti, dove tra poco andrete anche voi. Al diavolo! Via, presto, di qua! Fratelli, uccidete! Uccideteli tutti! Seguitemi nella foresta! Presto! Cerchiamo un riparo! Correte! Da questa parte! Non lasciateveli sfuggire! Nessun uomo bianco deve uscire vivo dalle terre sacre! Hanno colpito il caporale Tim! Sono troppi, tenente! Non ce la facciamo! Coraggio, sergente! Dobbiamo arrivare ai cavalli! Cani bianchi! Non sfuggirete alla morte! Di qua, sergente! Di qua! Più veloce, presto! Sono in trappola! Sergente! Sergente! Maledetti cani neri! Una pozza d'acqua per il canuto. Se è profonda, posso salvarmi. Questa musica è la mia pace. Grazie, Lafayette. A quest'ora, gli uomini di Dumbo avranno già ucciso i soldati, Mefisto. La morte aleggia nell'aria, ma non è ancora soddisfatta. Molte altre vittime ci saranno ancora, prima che il regno del barone Samdi sia definitivamente sorto. E la morte avrà di che rallegrarsi. Loa. Mefisto, barone Samdi. Mio padrone, signore dei morti. Loa, il tuo viso è preoccupato. Sembri stanca e affranta. Nella precedente notte di luna piena, io e mio padre Otami abbiamo compiuto un sacrificio. Ebbene? Un grave pericolo si avvicina. Tutto il tempio è in pericolo. Quale pericolo? Non sappiamo. Ma ho visto cadere le colonne del tempio e bruciare il castello. E c'erano degli uomini bianchi che guardavano. Uomini a cavallo. Tex Wheeler, Kit Carson,
Che piacere rivedere le vostre facce, vecchi satanassi. Novità? Purtroppo non ho buone nuove. Il tenente Moore è morto. E anche tutti gli altri che erano con lui. Peste. Gran brutta storia. Moore era riuscito a sfuggire ai suoi inseguitori e si è trascinato fino qui al forte. Ma era gravemente ferito. Non ce l'ha fatta, mi dispiace. Diavoli dell'inferno. Chi può essere stato? Non ne ho la minima idea. L'ultima parola che ha detto è stata voodoo. E quando è arrivato, stringeva in mano questa specie di amuleto. Un triangolo di ferro con una M in rilievo. Sono segni cabalistici. Il teschio circondato da serpenti è un simbolo della religione voodoo. Tex, quella M mi ricorda qualcosa. L'ho pensato subito anch'io, ma francamente mi sembra impossibile. Per quanto ne sappiamo, dovrebbe essere dietro le robuste sbarre di una cella in un manicomio criminale. Forse è il caso di controllare. Di chi diavolo state parlando? Di un vero e proprio tizzone d'inferno, più pericoloso di mille serpenti a sonagli. E sarebbe? Mefisto. Ecco qui. Per tutti i diavoli, un vero toccasana dopo quella mangiata di polvere. Grazie, capitano. Dovere, Carson. Un buon bicchiere di scaldabudella è sempre uno dei rimedi migliori. Tex, cosa avete intenzione di fare? Semplice. Andare sino in fondo in questa storia. Il tenente Moore ci ha inviato un messaggio in cui parlava di strani riti voodoo. Raccontava che il sergente Ryan aveva trovato un castello medievale nella savana. Già, è incredibile. Ma adesso la morte del tenente Moore sembra confermare tutto questo. E non dimenticate l'amuleto che stringeva in mano prima di morire. Un amuleto voodoo? Con una M in rilievo, che non lascia presagire nulla di buono. Alludete a quel tale Mefisto? Esatto, capitano Flyery. Ma che accidenti è questo Mefisto? Un autentico vecchio diavolo capace di fare le cose più incredibili. Tipo? Beh, ipnotismo, telepatia e magia non avevano più alcun segreto per lui. Se vi raccontassi ciò che gli ho visto fare con i miei occhi, mi prendereste per pazzo. Mi auguro solo che sia definitivamente morto. Aspetta a parlare, Tex. Quello scorpione velenoso ha più di mille vite. Non mi stupirei se fosse ancora vivo e vegeto. Lo so, vecchio mio. Ho appena fatto inviare un telegramma per sapere come stanno le cose. E dovremmo avere la risposta a momenti. Dispaccio dal comando. Ecco la risposta alla nostra domanda. Grazie, caporale. Beh, Carson, sembra che i vostri sospetti siano fondati. Mefisto è scappato dal manicomio criminale circa 2 anni fa. Questo conferma che in tutta la vicenda c'è la sua mano. Volete che mi faccia telegrafare il rapporto completo della sua fuga? No, andremo noi a vedere. Come dire che stiamo per tuffarci in un gran mare di guai. Ah, quasi quasi preferisco la sella del mio Mustang a questi infernali sedili di legno. Sei sempre il solito vecchio brontolone. Con i cavalli avremmo impiegato troppo tempo. Ma che fretta abbiamo? Mefisto e la sua cricca non scapperanno di certo. Però possono sempre combinare un sacco di guai. Preoccupato? Puoi dirlo forte. Sono quasi sicuro che Mefisto, per aumentare il suo potere, non esiterà a cercarsi altri alleati. E in questo caso, prima interveniamo e meglio è. Per tutti i diavoli, accidenti a quel dannato Mefisto. Non poteva starsene tranquillo dov'era. C'è solo un sistema per far rimanere tranquillo Mefisto. Imbottirlo di piombo? L'hai detto. Ci siamo, Yammas. Quello è il luogo dell'appuntamento. Ecco, sulla riva. Ci stanno aspettando. Salute a te, grande Yammas, valoroso capo dei Seminoles. Benvenuto nel regno del barone Samdi. Sei tu il barone Samdi? No. Il mio nome è Dumbo. E io sono solo il servo prediletto del Signore dei Morti e del potente mago bianco Mefisto. È a loro nome che parlo. Yammas ti ascolta. Ti propongo di unire le nostre forze, i miei fratelli neri e i tuoi guerrieri Seminoles. Insieme potremo scacciare tutti gli uomini bianchi da queste terre. Tu credi veramente in ciò che hai detto? Ne sono convinto. Come sono convinto che il regno del grande serpente del barone Samdi si allargherà sempre di più. Tu parli di regno, ma io dico che voi non avete nessun regno. I fratelli neri sono nella terra dei Seminoles. Le tue parole non sembrano amiche.
Non sono forse stati i Seminoles ad accogliere in queste terre gli schiavi neri che fuggivano dalle piantagioni dei bianchi? È vero, abbiamo sempre trattato come fratelli gli uomini della tua razza, Dambo. Ma i Seminoles non hanno ceduto le loro terre per un regno che non conoscono. Yambas, ascolta le parole di Dambo. Molto presto, attratti dai tamburi del voodoo del barone Samdi e dalla grande magia dell'uomo bianco Mefisto, giungeranno qui migliaia e migliaia di fratelli neri. Arriveranno dall'Alabama, dalla Louisiana, dalla Georgia. E se voi sarete con noi, nessuno potrà fermarci. Allora, cosa rispondi? Yampas radunerà stasera gli anziani dei villaggi Seminoles e accenderà i fuochi per la danza della scure. Il consiglio deciderà se i tamburi di guerra dovranno rullare o tacere. Domani stesso una freccia ti porterà la risposta. Le penne rosse significheranno l'alleanza, quelle nere il rifiuto. Tex Wheeler e Kit Carson, lieto di conoscervi. Sono il dottor Toland, il responsabile del manicomio criminale. Il comando dei Rangers mi aveva annunciato la vostra visita, ma non mi aspettavo di vedervi così presto. Abbiamo fretta di metterci sulla pista di Mefisto, dottor Toland. Dopo 2 anni della sua fuga, non vi sarà facile rintracciarlo. Inoltre è fuggito con un compagno che disponeva di un'enorme fortuna. Non è fuggito da solo? No, insieme a lui c'era il barone di Lafayette, uno tra i più ricchi piantatori di Haiti. I parenti lo avevano fatto ricoverare perché stava dilapidando tutto il patrimonio per le sue manie religiose. Qualcosa che vedere con i riti voodoo? Proprio così, Carson. Era convinto di essere predestinato a diventare una specie di giustiziere soprannaturale che avrebbe riparato ai torti commessi dai bianchi nei confronti degli schiavi neri. Aggiungete l'incontro con una bellissima sacerdotessa nera e il quadro è completo. È chiaro che la fuga è stata organizzata da qualcuno che aveva interesse a sfruttare le manie del barone. E probabilmente il vecchio Mefisto ha colto al volo l'occasione. Quel serpente a sonagli ne sa una più del diavolo. E aggiungete che prima di essere ricoverato sembra che Lafayette avesse eretto in una delle sue piantagioni un tempio voodoo con simboli e fetici ornati in oro e diamanti. E pare che, suggestionato dalla giovane sacerdotessa nera, vi praticasse sacrifici umani. Per Giove, davvero una bella cricca. Probabilmente la fuga è stata organizzata dalla bella sacerdotessa nera. Senza le ricchezze del barone non avrebbe fatto molta strada. Beh, la suggestione di quella donna sulla mente del povero Lafayette era totale. Si identificava con il barone Samdi, il signore dei cimiteri dei riti voodoo. Qualcosa che ha a che fare con questo amuleto? Esatto, il teschio sulla croce con i serpenti attorcigliati. Dove l'avete preso? Lo stringeva nella mano il tenente Moore prima di morire. Grazie. Adesso va molto meglio. È passata. Grazie, Jean. Questa musica ha il potere di calmarmi. Scusate. Loa, hai buone notizie da darci? No. I presagi non sono buoni. Non ti ha chiesto dei presagi. Ti ha chiesto come sono andate le cose. Calmati. Calmati, Mefisto. Ora saprai. Entra pure, Dambo. E riferisci del tuo incontro al barone Samdi e al potente mago bianco Mefisto. Mia signora, Dambo ha incontrato Yampas, capo degli indiani Seminoles, e gli ha proposto l'alleanza con i fratelli neri. E dunque? Questa sera, barone Samdi, Yampas riunirà il consiglio degli anziani e decideranno se allearsi con noi. Dovremo aspettare sino a domani per avere la loro risposta. Non aspetteremo sino a domani. Hai in mente qualcosa, Mefisto? Voglio regalare loro qualcosa che li faccia meditare parecchio. Vuoi usare la tua magia contro i Seminoles? Gli offrirò un piccolo spettacolo per aiutarli a decidere. Non essere troppo duro. Loa ha ragione. Se li terrorizzi, potresti ottenere l'effetto contrario. Loa, barone Samdi, non vi riconosco. Vi state dimenticando che abbiamo a che fare con un branco di superstiziosi pronti a credere a qualunque manifestazione soprannaturale? Voglio solo dargli una bella lezione. Davvero una bella lezione. E ora si va a lisciare il pelo al vecchio Mefisto. E
Secondo quanto ci ha detto il capitano Fryer, sono più o meno 3 giorni di cavallo dal Forte Maia. No, non andremo con i cavalli. Probabilmente quella zona è tenuta sott'occhio dagli sgherri del compare di Mefisto. Non potremmo accamparci da Yampas e dai suoi seminole. Yampas per fortuna non è una testa calda, ma se fosse obbligato potrebbe anche fare delle scelte che non approva. Allearsi con i guerrieri del barone Sandì? Forse. E allora? Prenderemo il battello. Il battello? Odio il battello, e soprattutto odio quell'immensa distesa d'acqua sulla quale galleggia. Animo, vecchio mio, pareggerai il conto con tutto il whisky che butterai in pancia. Bene, ci siamo. Tra poco i Seminoles dovrebbero iniziare il consiglio degli anziani e noi gli faremo una bella sorpresa. Avvicinate il braciere allo specchio. Ecco. Guardate, nello specchio si vede l'accampamento dei Seminoles. La tua magia è davvero potente, Mefisto. Mia bella Loa, questo è nulla in confronto a quello che sto per fare. Ti prego, non esagerare, potresti ottenere l'effetto contrario. Non preoccuparti. Vuoi essere tu stessa a dar loro una piccola dimostrazione dei miei poteri? Io? Se vuoi. Avvicinati al braciere. Chiudi gli occhi e lascia che ti copra con questo mantello. E adesso libera la tua mente. Libera la tua mente e il tuo spirito. Liberalo! Lascialo andare! Adesso! Adesso! Vai! Vai dove sei! No! È incredibile! Lo è scomparsa! Sotto il mantello non c'è più niente! Guarda nello specchio! Eccola, Eloa! Nell'accampamento di Seminoles! È in mezzo a loro! Eccola, si vede chiaramente nello specchio. Loa è tra gli indiani Seminoles. La tua magia è senza confini, Mefisto. Ora ci divertiremo. Ti prego, non mettere in pericolo la vita di Loa. Sì, Tami. Loa non corre alcun pericolo. Quello che vedi è il suo spirito. E adesso, ascoltate. Questa sera decideremo se accettare il patto con il popolo nero e di sotterrare la scure di guerra. Il tuo cuore è carico di sofferenza, Yantas. È così, Oyan. Se dovessimo scendere in guerra contro l'uomo bianco, ci sarà un grande spargimento di sangue tra i miei Seminoles. Ma rifiutare l'alleanza significa avere dei nuovi nemici nelle nostre terre. Ho sentito dire che il popolo nero è guidato da un uomo di magia che può fare cose stupefacenti. Yampas, guarda! In mezzo al fuoco! C'è uno spirito! È un prodigio! Un prodigio degli spiriti della notte! Non vi avvicinate! È un demone! Sembra una donna! È bellissima! Ascoltate la mia voce, fratelli rossi! Io sono il messaggero di colui che vede nella notte, mago e amico dei demoni delle tenebre. Sono qui per invitarvi ad accettare il suo patto. Unitevi a lui e ai fratelli neri nella lotta contro l'uomo bianco. Mettete le vostre frecce e le vostre lance al servizio del barone Samdi, il padrone dei morti. Insieme giungerete la vittoria e vivrete liberi nel regno del grande serpente. Ma se oserete rifiutare, i vostri spiriti saranno cibo per i demoni della notte! Le fiamme! Le fiamme ai piedi della donna si stanno trasformando in un cavallo! Oyan! Ricordate, fratelli Seminoles, le mie parole! O vi perderete delle tenebre! Era un messaggero del grande spirito? No. Quello era un demone del male, che porta morte e sventura. Dobbiamo riprendere la nostra cerimonia.
Il cielo è nero e senza stelle. In notti come queste gli spiriti malvagi possono parlare. Non è tempo di cerimonie, Yampas. Fratelli, domani porterò al popolo nero la risposta dei Seminoles. Quale volete che sia? Pace o guerra? Ciò che hanno visto i miei occhi e udito le mie orecchie hanno fasciato di freddo il mio cuore. È una cattiva magia. Restiamo lontani dal popolo nero. Questo è quello che dice Mandas. E anche la parola di Yasotas, capo della tribù della savana. È deciso, allora. Niente alleanza, niente guerra. Allora, vecchio Carson, va meglio? Per Giove, preferisco mille volte il cuoio della mia sella e mangiare la polvere del deserto. Allegro, ancora una notte saremo a destinazione e faremo la festa a Mefisto e al suo degno compare. Non scordarti che insieme a loro ci sarà un bel gruppo di teste matte pronte a fare qualunque cosa per difenderli. Lo so, vecchio mio, ma anche noi potremo contare sulla guarnigione di Fort Myers. Sempre ottimista, eh? In fondo stiamo solo dando la caccia a due pericolose bestiacce. Già, come quelli che nuotano a circa 10 metri dalla scia. Squali! E della peggior specie. Ehi, Tex, attento! Dietro di te! Per il barone Sandy! Uccidiamoli! Il grande serpente è con noi! Troppa fretta, mister! Ehi, tu! Dove scappi? Vieni qua! Ma dove vai? Serve aiuto, Tex? Direi di no. Tu che ne dici, faccia d'angelo? Non vivrai abbastanza. Presto anche tu sarai un servo morto del barone Sunday. Questo è da vedere. Peste! È caduto in mare! Tex, gli squali! Ci serve vivo! Fuori l'artiglieria, Kit! Vado a riprenderlo! Aiuto! Aiuto! Tieni duro! Arrivo! Uomo in mare! Uomo in mare! Presto, calate una scialuppa! Fermate le macchine! Sbrigati, Tex! Stanno arrivando gli squali! Salvatemi! Salvatemi! Ti prego! Calmati! Non ti agitare! Aggrappati a me! Coraggio! Forza con la scialuppa! Fate presto! Attento, attento! Sulla sinistra! Più svelti con quei remi! Forza, forza! Moriremo! Moriremo divorati dagli squali! Resisti! Stanno arrivando! Carson, il mio Winchester! Vi può servire? Ottima idea, comandante! Ben fatto! Gran Matusalemme! Ne stanno arrivando da tutte le parti! Le bestiacce sono attratte dal sangue! Eccoli! Ci siamo! Tirateli su! Prendete prima lui! Svolti, svolti! Qui intorno è pieno di squali! D'attento, Tex! Lo squalo! Ce l'hai addosso! Carson, vicino a Tex! Dannazione! Grazie, comandante! Sali! Forza! Per un soffio! Loa, sei tornata. Cos'è successo? Il tuo spirito ha viaggiato. Sei stata tra gli indiani. Era come se fossi là con il tuo corpo. Noi ti abbiamo vista, eri tra le fiamme nell'accampamento di Yampas. Sono molto stanca. Molto. Ora ricordo. Hanno accettato di allearsi con noi. No, Loa. Hanno avuto paura e hanno deciso di non scendere in guerra. Maledetti, stupidi, selvaggi! Ma non la passeranno liscia! La pagheranno! Cos'hai intenzione di fare, Mefisto? Abbiamo dato loro un'opportunità e l'hanno rifiutata! Molto bene. Quando Yampas verrà a scagliare la sua stupida freccia, troverà ad accoglierlo Dumbo e i suoi guerrieri! Non so se è una cosa giusta. Forse non ci conviene avere dei nemici sulle terre dove stiamo costruendo il regno del grande serpente. Lo ha ragione. Forse dovremmo essere più pazienti. Non mi importa un accidente! Non voglio essere paziente con quei selvaggi. Hanno osato ribellarsi al volere di Mefisto? Devono pagarla! Tutti! Tutti quanti devono pagare con la vita! Nessuno! Nessuno può sfidare il grande Mefisto! Voglio che i loro sporchi villaggi
polizia lo messi a ferro e fuoco! Calmati, Mefisto. Calmati. Vieni. Vieni, ti suonerò la tua musica. Vieni. Grazie, Jean, grazie. Sì, la musica. Suona la mia musica. La mia musica! Quell'uomo non è in sé. Lo so, Tami. Anche il barone Lafayette è uno squilibrato, però ci servono entrambi. Abbiamo bisogno della magia dell'uomo bianco e della ricchezza del barone. Non ci sono buoni segni all'orizzonte. Forse dovremmo rinunciare. No! Ricordati che ormai si è sparsa la voce del regno del barone Samdi. Molti fratelli neri stanno arrivando ed altri sono già pronti a dare la vita per la nostra causa. Un accidente di bagno, Tex. Ne avrei fatto volentieri a meno, Kit. Ma questo bel tomo potrà dirci un sacco di cose interessanti. O sbaglio, Angioletto? Voi mi avete salvato la vita. Io sono vostro servitore. Nuotare in mezzo agli squali non è stato molto divertente. Perché ci volevate uccidere? Abbiamo sentito le vostre parole. Voi siete nemici del barone Samdi. Voi dovete morire. Carrozza di testone. Viene voglia di ributtarlo in mare. Aspetta, Kit. Va avanti. Molti fratelli neri rispondono alla chiamata del barone Samdi. Presto il regno del grande serpente potrà avere molti guerrieri su cui contare. Tutti fedeli al voodoo, fedeli anche dopo la morte. Grossi guai in vista, Tex. Chi è il vostro capo? Il barone Samdi è il signore dei morti. Ma non è solo. Con lui c'è Otani, servo dei demoni. E Lola, la sacerdotessa delle tenebre. E un uomo bianco, un mago potentissimo. Mefisto, non c'è dubbio. Una bella cricca di scombinati. Un'ultima cosa, amico. Dov'è il loro covo? Questo non posso dirlo. D'accordo. Kit, gettalo in pasto ai pesci. Con piacere. No, prego, no. C'è un castello nella savana. Un castello? Diavolo, non hanno badato a spese. Lì c'è il sacro tempio del grande serpente, dove i riti voodoo vengono... No! Peste, un coltello! È morto. Kit, guarda il manico del coltello. Un teschio su un bastone con un serpente attorcigliato. È il segno del barone Samdi. Per mille bufali. Ci stiamo avvicinando, Yappas. Sì, procediamo ad agio. Temi qualche agguato? Non lo so. Non mi fido di Dumbo e dei suoi fratelli neri. Sento che porteranno morte e distruzione. La loro magia è molto potente. Parlano con i demoni della notte e sanno evocare gli spiriti. Lo so, sono alleati con gli spiriti malvagi. Ecco, quello è il posto dove attendono la risposta. Fermate la canoa e voltatevi verso la via del ritorno non appena avrò scagliato la freccia. Via, adesso! Non così in fretta, Yappas. E così il valoroso capo dei Seminoles non vuole disotterrare l'ascia di guerra? Preferisce essere schiavo dell'uomo bianco piuttosto che allearsi con i fratelli neri del barone Samdi? Troppo sangue è già stato versato, Dumbo. Voi siete accecati dall'ira e dagli dèi della vostra religione. I Seminoles non vogliono più combattere. Avete visto quale magia il potente uomo bianco Mefisto è in grado di fare. E tra poco molti altri fratelli neri si aggiungeranno a noi. Allora saremo pronti a combattere per il regno del grande serpente e potremo scacciare per sempre l'uomo bianco. Per l'ultima volta, Yappas, vuoi essere al nostro fianco? La mia risposta è no. Noi vogliamo solo vivere in pace. Pace? No, Yappas. O con noi o contro di noi. Ma in nessun caso ci sarà pace. Prendi! Ah, hanno colpito Yappas! Presto, presto, fuggiamo! Verremo a prendervi, Yappas! Verremo a bruciare i vostri villaggi! Rimpiangerete di non aver accettato la nostra alleanza! Allegro, vecchio musone. Eccoci arrivati. Ah, cara terra, finalmente. Non si può certo dire che tu sia un lupo di mare, Kit. Non ne potevo più di stare su quel battello pieno di marinai di colore pronti a farci la festa in nome del voodoo. Quello che abbiamo visto è solo l'inizio. I fuochi d'artificio devono ancora arrivare. Ma allegra prospettiva. Adesso, Tex, cosa facciamo? Per prima cosa, andiamo a sistemarci lo stomaco con due bistecche enormi e una montagna di patatine. E non dimenticarti la birra. Quella taverna è perfetta. Coraggio, godiamoci la vita prima che cominci l'inferno.
Jean. O preferisci che ti chiami Barone Sandy? Loa, sei sempre più bella. È da molto tempo che non siamo insieme da soli. Mi manchi molto. Noi siamo solo i servitori del voodoo. Ma che hai? Mi sembri turbata. Qualcosa non va. È vero. A volte ho la sensazione che Mefisto, il tuo potente alleato, sia incontrollabile e che per noi rappresenti un pericolo. Loa, Mefisto è la nostra unica occasione per costruire il regno del grande serpente e io ho avuto molta fortuna a incontrarlo. Hai visto la magia di cui è capace? Ha evocato il tuo spirito e lo ha mandato tra le indiane. Lo so, ma temo che la sua smania di potere possa condurci alla rovina. Non temere. Nessuno potrà mai fermarci. Nessuno potrà ostacolare il barone Samdi, il signore dei morti. I tamburi? Li chiamano i fratelli neri perché si uniscano nella foresta e portino la morte nei villaggi indiani. È il volere di Mefisto, ma non so se è giusto. Loa, i Seminoles hanno rifiutato di allearsi con noi. Hanno rifiutato di combattere col popolo nero. Meritano di morire, Loa. Sono solo vermi. Vermi rossi. Piaciuta la tua bistecca, Kit? È la giusta ricompensa per le fatiche sostenute da un povero vecchio che... Ehi, ma... Che ti succede? È da un po' che osservo un tipo che si avvicina alla finestra con una cesta, ci guarda e poi sparisce. Nervosetto, eh? Dopo lo scherzetto che volevano giocarci sul battello, Tex, mi aspetto qualunque cosa. Siamo in città, vecchio Carson, in una taverna vicino al porto. È normale che qualcuno si avvicini con una cesta. Vedrai che come usciremo cercherà di venderci qualche cianfrusaglia. D'accordo, forse sono un po' troppo suscettibile. Eccolo di nuovo, adesso gli chiedo se... Ma... Accidenti! Attento, Kit! Una cesta! Fiamme dell'inferno, ce l'ha tirata addosso! Dannazione! Sono serpenti! Fuori l'artiglieria! Kit! Attento, Kit! Non ti avvicinare troppo! Schifose bestiacce! No! Là sotto! Quello dovrebbe essere l'ultimo! Festa finita! Altro che venditore di cianfrusaglie! Quello voleva vendere la nostra pelle a Belzebù! Per l'inferno! Serpenti! Ma cosa è successo? Non chiedetelo a noi, amico. Non sapevamo che nel vostro ristorante si usasse buttare serpenti sul tavolo di chi sta mangiando. Sono sorpreso quanto voi. Da un po' di tempo qui in città le cose sono cambiate. I neri sono in rivolta e c'è da aspettarsi di tutto da quando è cominciata la storia del voodoo. Raccontate. C'è poco da dire. Credono in una specie di signore dei morti che gli darà la libertà e li vendicherà dei torti subiti. Tex, dentro la cesta. Un simbolo della religione voodoo. Significa che siete stati condannati a morire. Ah, allegra prospettiva. Ormai è chiaro che sanno chi siamo e che intenzioni abbiamo. Che cosa vuoi fare? A questo punto si cambia programma. Giochiamo a carte scoperte. C'è un posto in città dove questi allegri furbacchioni si riuniscono? Certo, e vi consiglio di starne alla larga se tenete alla vostra pelle. Fuori il nome. È una locanda, si chiama Black Baron, è la tana dei fanatici del voodoo. E non credo che sia una buona idea andarci. Arrivederci, amico. E togliete dal vostro menù i serpenti. Risultano indigesti. Andiamo, Kit. Si va a far baldoria. Non so perché, ma vedo in arrivo una montagna di grossi guai. Dove sono? Sei nella tua tenda, Yampas. Sei salvo. Il fuoco che bruciava nel tuo corpo se n'è andato. La freccia che ti ha colpito non ha avuto il tuo spirito. Io buono, Ian. Mi sento debole. Non ti sforzare. Sei ancora gravemente ferito. Cosa sta succedendo? Stiamo lasciando i villaggi. I guerrieri di Dumbo sono in marcia verso di noi. Dunque fuggiamo. Questa è una notte triste per noi. Non pensare al villaggio. Ricostruiremo presto le capanne. È più importante salvare la tribù. Quando il mio braccio avrà nuovamente la forza di stringere una lancia, i Seminoles seguiranno il sentiero della vendetta e Dumbo e i suoi guerrieri si pentiranno amaramente di averci sfidato. Il sangue chiama sangue, come il tuono segue alla folgore. Così dunque sarà. I guerrieri sono tutti con noi? Sì, tranne un piccolo gruppo di esploratori che il consiglio degli anziani ha mandato nelle terre della gente nera. Oh, Ian, è stato un errore. Avete messo in grave pericolo la loro vita. Abbiamo deciso di mandarli prima che tu tornassi, Yampas. Che il grande Manitou li protegga. Barone Samdi, potente Mefisto. Loa. Alcuni fratelli neri hanno avvistato un piccolo gruppo di indiani Seminoles nelle vicinanze del castello. Qui vicino? Sì. Come osano? Fateli immediatamente tagliare la testa. No, no. Forse non è necessario. E magari potremmo divertirci un po'. Che intenzione hai, Mefisto? Voglio giocare un po' con loro. Venite! Statemi vicino.
e osservate con attenzione tra le fiamme. Guarda, Loa, guarda tra le fiamme. Sembrano... Sì, sono loro, gli indiani. Eccoli. E Mefisto. Mefisto è apparso in mezzo a loro. Fratelli rossi, salute a voi. Ebbene, non rispondete al saluto. Avete forse paura dell'amico dei demoni? E colui che cammina nella notte? Muori! La freccia è passata attraverso il suo corpo. È uno spirito. Credete che una stupida freccia possa uccidere colui che la morte non osa toccare? Miserabili, non potete nemmeno immaginare quanto è grande il mio potere. Io non ho limiti. È impossibile. Non è. Guarda, Loa. Mefisto ha assunto le sembianze di un serpente. Via, via, fuggiamo! Presto, presto! Via di qui! Scappate, scappate pure! Il vostro prossimo appuntamento sarà con la morte! Divertente! È stato davvero divertente! Potente Mefisto, la tua magia è davvero senza confini. Quel gruppo di cenciosi finirà la fuga contro le lance appuntite di Dambo e dei suoi guerrieri. Nessuno può ostacolare il cammino di Mefisto! Nessuno! Ehi, Tex, sbaglio, quella è l'insegna del Black Baron. Pronto per la grande festa? Prontissimo. Ma diavoli dell'inferno, quelli sono candelotti di dinamite. Ti avevo detto che i fuochi d'artificio dovevano ancora arrivare. Ah, signore onnipotente. A te l'onore del primo ballo, Carson. È un vero piacere, Tex. Candelotti di dinamite! Per Giove, Tex, hai scatenato l'inferno! Bene, e adesso finito il preludio, inizia l'opera. Coraggio, Kit, si entra! Oh, sono quelli che arrancavano la dinamite! Addosso ai cacchionchi! Otto, Kit, danno le sedie! Non prendiamo l'ora! Aspettaci piano con te, forza, Kit! Tacci dentro! No! Per il barone Sandy! Cazzo, che vorresti fare? Attento, Kit! Ci trovano coltelli da tutte le parti! È la tua sinistra, eh! Vi uccideremo nel nome del grande serpente! Grazie, Carso! Fermi tutti! In nome della legge! Il cielo vi benedica, sceriffo. Se non foste arrivato in tempo, ci avrebbero scannato. Spudorato mentitore. Beh, a prima vista non sembrate voi quelli che hanno avuto la peggio. Possiamo abbassare le mani, sceriffo? Dopotutto siamo solo dei pacifici cittadini. Stento a crederci. Cos'è successo? È presto detto. Stavamo passando per di qua quando abbiamo sentito delle forti esplosioni. Temendo che fosse successo qualcosa di grave, ci siamo precipitati in questo locale dove siamo stati assaliti da queste facce scure. Naturalmente ci siamo difesi. È una storia che puzza lontano un miglio. Vabbè, allora vediamo. Disturbo della quiete pubblica. Magari vagabondaggio, sì. Ce n'è abbastanza per portarvi al fresco. Un momento, abbiamo forse l'aria di vagabondi? Le domande qui le faccio io. Chi siete? Da dove venite? E questa volta ditemi la verità o giuro che vi sbatto dentro e butto via la chiave. Fuori la patacca, Kit. Rangers? Ma perché non l'avete detto prima? Ma... un momento,
Diavoli dell'inferno, voi siete Tex Wheeler e Kit Carson. In persona, amico. Ma che accidenti ci fate in una taverna losca come questa? Volevamo dare il benvenuto a certi amichetti con la passione per il voodoo. Che ci avevano appena regalato una cesta di serpenti velenosi per dessert. Beh, venite nel mio ufficio a bere un goccetto di quello buono. Ah, finalmente una cosa saggia, sceriffo. Strada facendo mi racconterete come stanno le cose. Con vero piacere. Ebbene, Loa, cosa dicono? Cattive notizie, Mefisto. Parla, Loa. Due uomini bianchi hanno seminato la morte tra i nostri fratelli neri del voodoo. E presto verranno qui. Due uomini bianchi? Maledizione! No! Non possono essere loro. Sai forse chi sono? Ah, è solo un sospetto. Ma se fosse vero sarebbe un grosso guaio. Ma che pericolo possono rappresentare per te due insignificanti uomini bianchi? Insignificanti? Quei due sono peggio delle più terribili creature della notte. Grazie a loro ho conosciuto l'amaro sapore della sconfitta e la prigionia nel manicomio in cui ci siamo incontrati. Mefisto, non ti ho mai visto così preoccupato. Ah, la sola speranza che ci rimane è che non si tratti di loro. Per il grande serpente, usa i tuoi poteri, Mefisto. Lo farò! Lo farò! Ma non valgono nulla contro quei due tizzoni d'inferno. Loa, che altro dicono i tamburi? I fratelli neri, guidati da Dumbo, stanno per attaccare i villaggi degli indiani Seminoles. Questa notte le fiamme si leveranno alte nel cielo e il tuo regno, barone Sandì, signore dei morti, avrà altre terre su cui espandersi. Ci siamo, Dumbo. Ecco il villaggio dei Seminoles. Forza! Attaccate e uccidete! Appiccate il fuoco! Bruciate tutto! Bruciate! Uccideteli! Dumbo, qui non c'è nessuno! Maledizione, è vero! Sono fuggiti tutti! Sapevano che li avremmo attaccati! Maledetti! Li uccideremo se avranno il coraggio di tornare! Bruciate il villaggio! Non deve rimanere nulla! Tex Wheeler e Kit Carson nel mio ufficio, chi l'avrebbe mai detto? Ci voleva il voodoo. È un po' che queste teste matte sono in fermento. Beh, del resto sembra che ci sia in giro qualcuno disposto a finanziarli. E chi diavolo sarebbe? Un ricco piantatore di cotone di origine francese, si chiama Jean Lafayette, ma lui preferisce farsi chiamare Barone Sandy. Il signore dei morti della religione voodoo. Esatto, Carson. Pare che il nostro amico non avesse tutte le rotelle a posto e sono andate del tutto al diavolo quando ha incontrato una bella sacerdotessa nera che lo ha iniziato al voodoo. Se a tutto questo aggiungiamo l'incontro con Mefisto, la frittata è completa. Mefisto? Uno dei peggiori serpenti che abbiamo mai incontrato, con una buona dote di poteri magici. Qualcuno dice che hanno un castello nel bel mezzo della savana. Beh, a questo punto non resta che andare a vedere. Sceriffo, sareste così gentile da inviare un telegramma per noi al comando militare di Fort Myers? Sicuro! Cominciano le grandi manovre. Il barone suona per tranquillizzare Mefisto. Ha avuto un'altra delle sue crisi. È spaventato a morte. Non riesco a capire, Loa. Come possono spaventarlo due uomini? Ho sempre pensato che il suo potere diabolico fosse superiore a qualunque cosa. Forse non è così. Otami, faremo bene a prendere provvedimenti. Che intenzioni hai? Temo che il sogno di fondare il regno per i fratelli del voodoo possa tramontare. Dobbiamo prepararci a questa eventualità. Sacrifichiamo al Govi e ai demoni delle tenebre e sentiamo il responso. Va bene. Avvicinati al fuoco. Il tempo è propizio per incontrare il grande serpente. Sono pronta. Tre gocce di sangue sulla lama del coltello. Abbandonati, Loa. Lascia che le ombre della notte entrino in te. Loa, figlia mia, che ti succede? Ho visto, padre, ho visto morte e distruzione.
Ho visto il tempio ardere tra le fiamme. Ho visto il castello andare in rovina. Dobbiamo fuggire? Sì. Ma prima di ogni altra cosa, dobbiamo mettere al sicuro gli ori e le pietre preziose. Ci serviranno per costruire altrove il regno del grande serpente. Lo farò io. Lo farò questa notte stessa. Tex, pensi che al comando abbiano già ricevuto il telegramma? Sì, probabilmente sì. Sempre dell'idea di fare le cose in grande? Assolutamente. Bisogna radunare tutte le forze. Non sappiamo quanti sono i mattacchioni del voodoo. E per di più, se è vera la storia del castello, dovremo giocare duro. Stai pensando forse ai cannoni dell'esercito? L'hai detto, vecchio mio. E probabilmente dovremo cercare la collaborazione dei Seminoles. Sempre che non si siano alleati con i seguaci del barone Samdi. Lo sapremo presto. Guarda, un drappello dell'esercito. E se non sbaglio, quella in testa a tutti è una guida indiana. Salute. Salute a voi. Tex Wheeler e Kit Carson, immagino. Possiamo rivolgere una domanda alla vostra guida? Certo. Appartieni alla tribù dei Seminoles? Sì, alla tribù di Yampas. Il tuo capo si è unito al popolo nero del voodoo? Yampas ha rifiutato la loro alleanza ed è stato ferito. Non appena possibile scenderà sul sentiero di guerra contro il popolo nero. Bene. Credi di potergli portare un mio messaggio? Non so se ascolterà il messaggio di un uomo bianco. L'uomo bianco che hai di fronte è Aquila della Notte, il capo dei Navajo. Digli che voglio parlargli e che si prepari a una grande battaglia per riconquistare le sue terre. Riferirò. Avere i Seminoles dalla nostra sarebbe un gran bel colpo. Già, il cerchio intorno a Mefisto si sta lentamente stringendo. Mefisto, Mefisto, cosa succede? Un incubo terribile. Tutto andava tutto distrutto per colpa di quei due maledetti. I due uomini bianchi che temi? Sì, ancora loro. Maledizione. Devo assolutamente sapere. Mefisto, Mefisto, hai intenzione di usare la magia? Sì. Devo sapere se sono loro. Devo sapere se sono loro. Adesso. Mefisto, hai intenzione di usare la magia? Sì, sì. Devo sapere. Devo sapere se sono loro. Adesso. Jean, seguimi. Adesso sapremo. Quei due uomini bianchi hanno il potere di terrorizzarti. Non ti ho mai visto così scosso. Loro sono stati la mia rovina. Hanno sempre intralciato i miei piani e decretato la mia sconfitta. Adesso osserva. Ecco, si distinguono alcune figure a cavallo. Sono dei soldati e due cowboy. Sono loro! Dannazione! Tex Wheeler e Kit Carson! Mefisto, ma tu puoi spaventarli con la tua magia? Ah, se ne infischiano della mia magia. Se ne infischiano. Guarda tu stesso. Tex! Carson! Sto! Guarda chi si vede, il vecchio Mefisto. In uno dei suoi classici numeri da illusionista. Maledetti! Maledetti, non vi permetterò di rovinare i miei piani! Tex, non lo trovi un po' sciupatino? Ti ucciderò! La mia magia è più potente di prima e io vi distruggerò! Non c'è magia che possa fermare una pallottola. Vi scaglierò contro i demoni della notte! Avrete per nemici eserciti di morti che risorgeranno al mio comando. Vi pentirete. Vi pentirete di aver sfidato il regno del grande serpente. Ehi, il vecchio pazzoide si è arrabbiato. Non sono pazzo. Non sono pazzo. Non sono mai stato pazzo. Mai. Non importa un accidenti che tu sia pazzo o meno. Quello che importa è che questa strampalata storia del regno del grande serpente finirà presto. Tu sia maledetto, Tex Wheeler!
E alla fine di questa avventura potrete considerarvi fortunati se tu e il tuo compare tornerete vivi dietro le robuste sbarre della cella del manicomio da cui siete fuggiti. No! Questa non accadrà mai! 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 Mai, 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 mai! Mefisto! Mefisto! Calmati! Mefisto! Vieni! Suonerò la tua musica. Vieni. Sì, la musica. La mia musica. La mia musica. Loa. Otami. Loa. Padre mio. Ho nascosto tutti gli ori e le pietre preziose del tempio nella grotta dei sacrifici, dentro l'idolo sacro al Govi. Bene. Abbiamo il necessario per fondare un nuovo regno in terre meno ostili e in un momento più propizio. Ma adesso... Loa. Otami. Dambo. Cos'è successo? I Seminoles. Abbiamo bruciato i loro villaggi, ma non abbiamo trovato nemmeno un indiano. Non avremmo dovuto metterci contro di loro. Ascoltate! Il rullo dei tamburi! Non sono i nostri. Sono i tamburi dei Seminoles. E non lasciano presagire niente di buono. Probabilmente si stanno organizzando per combatterci. La situazione sta precipitando. I presagi di morte e distruzione che abbiamo avuto stanno per avverarsi. Dobbiamo fuggire. Domani notte lasceremo queste terre. E Mefisto? Il barone Samdi? Li abbandoneremo al loro destino. Loro sono la causa della nostra sconfitta. E sia, sceglierò i guerrieri migliori. Ci difenderanno durante la fuga. Domani notte, quando la luna sarà alta nel cielo. Yampas è lieto di fumare il calumè in compagnia del valoroso capo dei Navacos, Aquila della Notte. Così è anche per me, Yampas, nobile capo dei Seminoles. Il motivo per cui sono qui è chiedere ai tuoi guerrieri di combattere al nostro fianco contro il popolo nero del Vudù. Da tempo abbiamo deciso di scendere sul sentiero di guerra contro il popolo nero. Yampas ha rischiato di perdere la vita per causa loro. Hanno bruciato i nostri villaggi, messo in fuga la nostra gente. Ora è giunto il tempo della vendetta. Aquila della Notte è lieto di ascoltare le tue parole, Yampas. Combatteremo insieme. Per una volta i tuoi Seminoles e le giacche azzurre saranno uniti. Plotone! Avanti! Tex, credete che siano in molti a combattere contro di noi? Non ne ho idea. So solo che è da parecchio tempo che questa storia del regno del grande serpente va avanti. Perciò è logico immaginarsi che molti neri abbiano preferito abbandonare le loro miserevoli condizioni nella speranza di trovare qualcosa di meglio. Stando così le cose, il popolo nero del Vudù dovrebbe essere piuttosto numeroso. Per questa ragione ho voluto l'accordo con i Seminoles di Yampas. Qual è il vostro piano, Tex? Dalle informazioni che ho avuto dalle guide Seminoles, il castello ha un'unica via di fuga. Le paludi a sud? Esatto. Noi daremo fuoco al territorio che circonda il castello. E a quei gentiluomini del Vudù, per fuggire, non resteranno che le paludi. Dove ad attenderli ci saranno i Seminoles di Yampas. E alla fine, comandante Flyery, entrerete in gioco voi e la vostra artiglieria pesante. Addio castello e fine del regno del grande serpente. Per Giove, saranno dei bei fuochi d'artificio. Ci potete giurare. Ehi, sento puzza di bruciato. Sbaglio o gli indiani di Yampas hanno già cominciato le danze? Goa! Otami, presto. Non possiamo aspettare questa notte. Gli indiani hanno dato fuoco alla foresta. Dobbiamo fuggire immediatamente. I preziosi! Li lasceremo nella grotta. Nessuno conosce il nascondiglio. Li verremo a riprendere in seguito. Dambo, guidaci tu. L'unica via di salvezza sono le paludi. Lì le fiamme non potranno arrivare. Forza, sbrighiamoci! Sì. Con questo vento, l'incendio si sta sviluppando con una rapidità incredibile. Abbiamo avuto fortuna. Va nella direzione giusta. È un semicerchio di fuoco che si sta chiudendo intorno al castello. Credo che il nostro Mefisto non avrà un buon risveglio. Mefisto! Mefisto! Cosa succede? L'ho sognato di nuovo. Che cosa? Quel sogno terribile, il castello. Tutto era in rovina. Non rimanevano che macerie fumanti. Il tempio avevano rubato ogni cosa. Ma è solo un sogno. No, non era solo un sogno. Era una specie di premonizione. D'accordo, scendiamo al tempio. Vedrai che sarà tutto a posto. Nessuno può rubare nulla dal tempio senza che Loa e Otami se ne accorgano. Le loro stanze precedono l'ingresso.
Ecco. Loa! Otami! Ma non ci sono! Eppure dovrebbero! Guarda! Jean, guarda! Gli idoli del tempio, guarda! Le pietre preziose, i gioielli sono spariti! No! Chi? Chi può aver usato tanto? Non può esserci che una sola risposta! Quale? E me lo chiedi! Gli unici che hanno accesso al tempio, come la tua bella Loa! Non insultare Loa! Mi è sempre stata devota! Idiota! L'unica persona a cui era devota era suo padre Otami! E forse... Dammo! Anzi, scommetto che... No! Tu menti! Loa non può avermi tradito! Lasciami, imbecille! Mi soffochi! Compagnia! Alt! Ci siamo! Ecco il castello! C'è gente sugli spalti! Sono i guerrieri del voodoo! Coraggio, apriamo le danze, comandante Flyery! Con piacere, Tex! Cannonieri, ai pezzi! Cannonieri pronti, comandante Flyery! Puntate! Fuoco! Bel colpo! Gran bella festa, non c'è che dire! Cannonieri pronti per la seconda batteria! Cannonieri pronti! Fuoco! Ehi! Dovevano avere un deposito di munizioni. Quel che c'era là dentro è rimasto ben poco. Pensate che ci siano superstiti? No, possono essersi salvati solo quelli che hanno scelto la via delle paludi. Ma troveranno Yampas e i suoi indiani pronti ad accoglierli. Di qua. Dovremo attraversare questa parte di pure. E poi saremo... Fermi! Indiani! Le nostre strade tornano ad incontrarsi, Dambo. Yampas. Maledetto Brandy! Yampas, attento! Uccideteli! Dambo! Otami, padre mio! Loa, vendicami. E non dimenticarti mai di servire il grande serpente. Padre! Alzati, donna! Yampas ti risparmia la vita, ma d'ora in poi tu sarai la sua schiava! Compagnia, in marcia! Allora, Tex, che ne dite? Beh, abbiamo fatto un gran ripulisti. Non mi sembrate completamente soddisfatto. Avrei preferito mettere le mani personalmente su quel diavolo di Mefisto e sul suo compagno. In ogni caso non credo che possano essere sfuggiti ad un amaro destino. Tamburi, sono gli indiani di Yampas. Dicono che non ci sono superstiti. Tutti gli uomini del voodoo sono stati catturati e uccisi. Uno solo ha avuto salva la vita. Una donna. La bella sacerdotessa nera. Diavoli dell'inferno. Bella e con più vite di un gatto. Ti vendicherò, padre mio, e presto rifonderò il regno del grande serpente. Spiriti della notte, demoni delle tenebre, accompagnate il mio viaggio. Rumors spread around. United takes his time. Fight the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Abbiamo trasmesso Tex Willer con Marco Mete, Rodolfo Bianchi, Davide Marzi, Pierluigi Astore, Gianluca Ramazzotti, Oreste Rizzini, Bruno Alessandro, Jacques Peirat, Emanuela Rossi, Saverio Indrio, Massimo Rinaldi. Consulenza musicale Marco Pons de Leon, a cura di Vissia Bachiega. Regia Armando Traverso.
Le avventure di Tex Willer sono pubblicate da Sergio Bonelli Editore. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.